Ciao a tutti ragazzi, eccoci appunto in un nuovo video. Di nuovo cambio di postazione, registro in salotto perché tanto oggi non c'è nessuno a parte il mio cane lì che... Sandy, non vuoi farti vedere? Vieni qua, Sandy. Vieni qua. Niente, preferisce dormire lì. Quindi spero che stavolta la messa a fuoco sia veramente giusta. Perciò partiamo subito. Questo è un video della mia esperienza del coming out. Per non fare due video a parte, ovvero uno dell'esperienza con i genitori, uno con l'esperienza degli amici, faccio che unire un po' il tutto. Certamente magari parlerò un po' di meno per unire un po' di più le cose, però vi racconto un po' per darvi conforto a voi che dovete ancora dichiararvi o per... scambiare due parole con chi si è già dichiarato, con chi ha già fatto coming out e vedere un po' le proprie esperienze. Allora, partiamo dal fatto che io mi sono dichiarato un annetto fa più o meno, sì, anche sì, sarà stato un anno fa, perché appunto ero fidanzato. Dopodiché mi sono lasciato, non mi sono già lasciato da un bel po' di tempo, solo che poi non lo sapete e lo sapete esattamente adesso perché non ho ancora fatto un video riguardo e ormai che l'ho detto qui non penso di dirlo. Ma vabbè, dettagli, chiusa parentesi. E appunto come prima volta l'ho detto a mia mamma. Eravamo esattamente qua in salotto, non c'era ancora questo divano. Ce n'erano altri, c'erano due divani blu, uno messo per di qua e l'altro messo per di là. E mia mamma era seduta da quella parte che stava guardando la TV. E io da questa parte, che mi sono seduto con mia sorella Jessica, che anche lei ha un canale YouTube, come al solito, quella che vi lascio sempre a fine schermata. Solo che appunto mi doveva aiutare mia sorella, perché meno non so quanto, forse neanche un mesetto prima, mia sorella appunto mi chiese una cosa, più che altro insieme al suo ragazzo. Vivevano ancora qua con me, con noi, con tutta la famiglia, e dormivano esattamente in una camera che c'è di qua, che adesso è diventata camera mia, ma prima era camera di mia sorella. E i ragazzi di mia sorella appunto lavora a Caluso, una pizzeria alla Monella, e disse a mia sorella che un giorno mentre passò con la macchina mi vide in braccio uno che mi baciava. In quei tempi avevo i capelli azzurri, quindi cribio, cioè loro sapevano che io andavo a Caluso. E vedendo di conseguenza una persona con i capelli azzurrini blu, che comunque era una tinta abbastanza speciale, che mi aveva fatto mia sorella, perché era proprio un azzurrino sfumato al blu, cosa che comunque non è che dici se lo fanno tutti. E quindi lo disse a mia sorella, che appunto mi vide in braccio un ragazzo mentre mi baciavo. Solo che subito non saltò fuori. Me lo dissero poi delle mie cugine e anche loro mi chiesero: ma è vero che tu li faccio? No, sarà stata un'altra persona, non lo so. Fatto sta che un giorno vado in camera di mia sorella e mentre parlavamo così del più del meno, il ragazzo di mia sorella, Marco si chiama, adesso vi dico i nomi così posso che continui a dire ragazzo, sorella, cugina, eccetera, eccetera, ve lo dico direttamente. Al massimo se esce qualche nome nuovo, vi lascio qui tra parentesi, se cugina, sorella o che cosa. Comunque Marco mi chiese: devo chiederti una cosa, però tu devi rispondermi sinceramente. Io subito lì capii tutto. Ho preso proprio un bel respiro, ho fatto proprio: dimmi. E appunto lui mi chiese quella cosa, mi fa: ma a te piacciono anche i ragazzi? E io gli dissi: sì. Che dovevo dire, ragazzi? E boh, poi comunque nei giorni successivi mia sorella, e perché dico mia sorella? Jessica, ok? Mi disse: però se poi questa cosa si fa una cosa seria ti converrebbe dirlo a mamma e papà, perché comunque essendo che vai praticamente tutti i giorni su a Caluso ti conviene appunto dirglielo per sapere meglio comunque dove stai andando. E balle varie anche per magari farti uscire un po' di più, essendo che magari sei fidanzata, lasciarti un po' più tempo fuori e cose così. Così un giorno dissi a mia sorella che mi dovette aiutare con mia mamma a dirglielo. E così infatti successe.
Arrivati a quella famosa sera, dove mia mamma era seduta qui, e io di qua, e mia sorella qui. E appunto ci siamo seduti e Jessica fa a mia mamma: "Ma Stefano dovrebbe dirti una cosa." E lei fa: "È che non ce l'ha la lingua lui per parlare, cosa devi dire tu?" E fa: "È solo che è una cosa un po' così, non sa come dirtelo perché è una cosa difficile. Così, cos'ha?" E gli fa: "Sei fidanzato." E fa: "Perché è difficile da dire che c'è?" E fa: "Perché comunque sei fidanzato con un'altra persona, cioè non sei fidanzato con una ragazza, ma sei fidanzato con un ragazzo." E boh, e mio nonno comunque lì non è che disse chissà che cosa, cioè per lei è stata una cosa un po' indifferente. Disse solo: "Ma non pensavo comunque che fosse così, non ho mai visto nulla di strano." E boh, chiusa lì la cosa. Poi quella sera lì appunto stava scendendo il mio ragazzo che stava venendo a Chivasso. Quindi, detto a mia mamma, nel mentre il mio ragazzo mi stava aspettando in stazione, io appunto gliel'avevo scritto, gli ho detto: "Faccio un attimo ritardo 2 minuti perché sto parlando con mia mamma." E appunto, finita questa situazione con mia mamma, esco con il mio ragazzo, glielo racconto, ci facciamo un giro. Comunque mi è venuto da piangere perché mia sorella per me è sempre stata una persona nel cuore che ci sarà sempre lì ed una persona veramente speciale. Infatti il giorno che comunque decise di andarsene a abitare via, che alla fine abita solo 2 piani sotto di me, mi sono messa a piangere perché comunque sapevo che avrei sentito già la mancanza, perché non sentirla più in casa, non averla più in casa, si abita sotto per un'altra cosa, è una cosa abbastanza stata forte per me. Quindi, dopo tutta questa cosa, ritorno a casa e vado in cucina. E inizi a mio padre che gli dovevo parlare di una cosa. Quindi venne in cucina, c'era seduta lì ancora mia sorella perché in teoria doveva darmi una mano, però gli ho detto: "Stavolta Jessica lo devo fare io, lo devo dire io." C'era appunto anche mia mamma seduta di là, tutti uniti così, e appunto disse a mio padre che mi piacevano anche i ragazzi. Lui comunque non è che ha avuto una reazione brutta. Sicuramente non è che l'abbia presa proprio al massimo, l'unica cosa che comunque mi diceva era: "Io non capisco come mai certe persone nascono così." Quella è stata la cosa e io risposi esattamente questa frase, me la ricordo ora, me la ricorderò per sempre, proprio esattamente queste parole una dopo l'altra, e dissi: "Semplicemente perché ho seguito il mio cuore al posto che seguire la testa." E questo dice tutto. Allora, per certe persone magari non può essere molto comprensibile questa frase, però nel senso che la testa solitamente dei maschi deve essere indirizzata a una donna, una ragazza, mentre il cuore, che è una cosa che tu non decidi e non comandi, va dove vuole. Quindi può essere che un giorno vada da una ragazza e 3 anni dopo vada da un maschio, ed è più o meno quello che è successo. Io comunque sono bisex, almeno per ora continuerò a decidere di essere bisex, poi magari ci sarà il giorno che deciderò di essere definitivamente gay. E appunto, infatti, io quando sono stato ragazzino sono stato fidanzato con delle femmine balle varie, però da un'altra parte mi piacevano anche i maschi. Successivamente, dopo il coming out, questa cosa è stata un po' più forte, nel senso ultimamente guardo solo più i maschi. Non per altro, cioè se passa una bella ragazza dico: "Oh, che carina, questa è proprio una bella ragazza." Solo che capite ragazzi, una volta che uno si dichiara bisex, vi faccio una piccola domanda e voi rispondete, e non penso che rispondete: chi è la ragazza che si va a mettere con un ragazzo bisex? Tac, rispondete pure qua sotto. Nessuno. Perciò è normale che dopo una dichiarazione da bisex, automaticamente, diciamo, non trovando più ragazze, si diventa gay. Perché comunque poi inizia a guardare solo più i maschi perché, Dio fa, sono dei bonacci della Madonna.
adesso non so perché mi è venuto in mente Zac Efron, vabbè, ve lo lascio qua, tac, che copre la pianta. O che copre tutto, me lo so, dipende come riesco a mettere la foto, perché con questo editing sono ancora un po' inesperto, non riesco molto bene. Detta questa frase, comunque, finito il discorso, e boom, con i miei, diciamo, chiusa parentesi là. Poi, vabbè, più avanti gli ho fatto conoscere appunto il mio ragazzo, è venuto a mangiare qua, però boh, nulla di che. Diciamo, l'ho vissuta abbastanza bene questa cosa. Per me è stato un colpo al cuore perché, ragazzi, non, la sofferenza che c'è non c'è solo da parte dei genitori, ma molto 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 da parte nostra, perché dire una cosa del genere che alla fine oggi nel 2018 dovrebbe essere assolutamente normale, anzi in molti stati hanno anche reso, diciamo, reso possibile il matrimonio tra coppie gay, quindi anche lesbo, tra parentesi ovviamente, e appunto invece noi ci viene ancora tanta tanta paura a dichiararci sia con i nostri genitori che spesso e volentieri e magari anche molto di più con gli amici. Detto, diciamo, questa frase, passiamo appunto all'argomento del coming out, esperienza con amici. Questa esperienza, allora, partiamo dal presupposto che tipo io l'avevo, non è che l'avevo proprio detto, però era venuta a scoprirlo, la mia migliore amica, che attualmente ormai conosco da, ci conosciamo da 5 anni attualmente. Quindi lei per 4 anni, solo lei ha saputo di questa cosa, 3 o 4 più o meno all'incirca così. Lei appunto sapeva questa cosa, quindi magari le parlavo dei ragazzi che mi piacevano o cose così, e magari a volte mi dava anche una mano, diciamo, magari mi diceva, vabbè, potresti magari scriverli, potresti provarci però in modo soft, cose così. Io quindi, da quando lo sapeva solo lei, tra virgolette, perché poi successivamente parlando con quelli che mi piacevano, che alla fine ho fatto coming out con solo 3 ragazzi. Il primo addirittura l'aveva scoperto ancora prima di lei, perché io ho incominciato alla prima media e c'era questo ragazzo che mi piaceva davvero davvero tanto, ragazzi, ma davvero tanto. Ogni tanto oggi magari mi capita di pensarci perché alla fine mi è stato veramente qui. Mi è piaciuto per un anno, no no, forse di più. Fatto sta che arrivò un'estate meravigliosa. Io ero a Rimini quell'estate, ero stanco di tenermelo dentro, sentivo che dovevo buttarlo fuori. Ragazzi, quando sentite una cosa dovete buttarla fuori, buttatela fuori. Certo, potrebbe anche andare male, però per voi sicuramente sarà un peso in meno da dentro il vostro corpo. Gli scrissi un messaggio lunghissimo, ma proprio, ragazzi, io non so quanto cazzo era lungo sto messaggio, dove gli dissi comunque che avrebbe dovuto cancellare il messaggio, e lui sapeva le varie motivazioni perché per questo io ho sofferto anche di autolesionismo, e lui lo sapeva perfettamente. Gli chiesi appunto di quindi successivamente cancellare la chat, e quindi gli disse che mi piaceva, che era da parecchio parecchio tempo che mi piaceva, balle varie così. Poi boh, alla fine è andata male la cosa in tutti i sensi, perché io dissi proprio l'ultimo giorno di male, noi a differenza di mezz'oretta, un'oretta, dovevamo salire in macchina per ritornare a casa. Fatto sta che una settimana dopo ricominciava la scuola e io mi ritrovo alla serata prima di iniziare la scuola che ricevo una chiamata anonima dove praticamente mi dicono, e sappiamo tutti che sei gay, sappiamo che ti piace, nome del ragazzo. E cose così, a me è crollato il mondo addosso perché appunto non essendo dichiarato ed essendo uscito una cosa del genere non sapevo veramente che dire, ero spiazzato, non so come dirlo, vabbè, avete capito. E pensare solo che il giorno dopo sarei dovuto entrare a scuola e no. Poi vabbè, ci sono entrato. Certo, lì ci sono stati gli insulti e balle varie, però vabbè, diciamo, non è che ci ho sorvolato sopra, perché appunto, come ho detto prima, soffrivo di autolesionismo, quindi così ci sono passato. Negli anni dopo, in terza, è arrivato un altro ragazzo nuovo, proprio
così arrivo in terza da un'altra scuola, arrivava ed era veramente un bel ragazzo. Io ci tenevo tanto, avevamo dei buoni rapporti d'amicizia, insomma, e quindi lo dissi anche a lui. Però molto tempo dopo, ragazzi, figuratevi, io a lui gliel'ho detto quest'estate, più o meno. Sono passati 2 anni. Beh, non perché mi piace ancora adesso, ma semplicemente perché, come vi ho detto prima, avevo proprio sto peso dentro che dovevo togliere e quindi dovevo dirglielo. Quindi l'ho tirato fuori e vabbè. Quindi, passando proprio alla cosa a livello degli amici, da quando, diciamo, mi sono dichiarata a tutti, diciamo che le cose non sono andate tanto male. Cioè, direi che sono state abbastanza tranquille. All'inizio non. C'era un po' l'imbarazzo nell'uscire. Avevo fatto anche il video del coming out, che magari vi lascio nel link qua sotto, o in qualche modo ve lo lascio. Dove poi avevo preso il link e l'avevo pubblicato su Facebook. E su Facebook avevo messo la foto a colori con il gay pride, quella tutta strisce colorate. Se riesco vi lascio anche quella qua a fianco. E quindi, diciamo, c'era un po' l'imbarazzo, però alla fine, diciamo, nessuno mi ha detto niente. E l'unica cosa che sono venuta a scoprire da poco tempo, penso una settimana fa, due, è che nel nostro gruppo, diciamo, perché a me non è mai piaciuto uscire nei gruppi, semplicemente perché ci sono sempre discussioni tra di loro, litigano, 2 giorni non escono, un giorno dopo escono, poi non si vedono per un mese, poi si rivedono e a me non piace per niente questa situazione, quindi preferisco uscire in un gruppetto di 3 persone, tipo io e la mia migliore amica e magari un'altra sua amica. Finita lì, la cosa va perfetta, liscia come l'olio. E fatto sta che appunto in questo gruppo c'è un ragazzo che mi è stata detta questa cosa, che appunto un giorno una mia amica doveva venire qua a casa mia insieme alle altre ed era andata in un posto. E questo qui dice: ma dove state andando? E lei fa: stiamo andando a casa di Tommy. Così. Lui fa: no, no, allora non vengo. E lei fa: perché? E lui mi fa: perché è gay. E vabbè, ragazzi, vi dico sinceramente la mia reazione: me fotte il cazzo. Ma proprio niente. Perché, cioè, ragazzi, non me ne fotte veramente un cazzo se tu non vuoi uscire in quel gruppo. Perché ci sono io, perché c'è una persona a cui piacciono i maschi al posto che le femmine. Cioè, è perché tu sei fuori di testa. Cioè, sei veramente. Non so perché in quel gruppo veramente ce ne sono tantissimi di ragazzi. E non c'è nessuno, ma ragazzi, nessuno che dice questa cosa, anzi. Sono abbastanza amici con me, scherzano con me, ridano con me e boh, mi trattano proprio come una persona normale perché alla fine sono una persona normale, non vedo cosa di diverso rispetto agli altri. Gli occhi ce li ho, un naso ce l'ho, la bocca ce l'ho, le sopracciglia pure, la lingua pure, le mani pure, mi sembra tutto. Ma vabbè, quindi il mio pensiero è: non vuoi uscire quando ci sono io? Stai a casa perché io con quelli esco, non me ne foto un cazzo. Poi il bello che qua in mia presenza mi saluta pure. Invece alle spalle sparla. Ma ok, come vi ho detto, non me ne fotte veramente niente. Questo video sta diventando un po' lungo perché sono già 2 videoclip da 10 minuti. Quello di prima era 12 minuti, questo è 9:33. Tutto tagliato, non so quanto venga, ma penso che venga abbastanza lungo. Perciò non so neanche se lo guardano così lungo. Questa è stata un po' la mia esperienza accorciata, schiacciata e tutto insieme. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate assolutamente la campanellina per essere più aggiornati e per fare in modo che vi arrivino tutte le notifiche dei miei video e non perderne neanche uno. E oltretutto non so neanche ancora ripubblicare i video perché non se li caga mai nessuno, ma ok. Quindi, oltre che iscrivervi e bla 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 bla, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, se no potete anche mettere un dislike, a me fotte il cazzo. Lasciate un commento che ho scritto quello che volete, se avete la vostra esperienza o se magari siete etero e per caso avete aperto questo video e volete un po'
commentare. E comunque sì, commentate con quello che volete, se volete commentare, se non volete commentare, non commentate. E nada, bye!